Consigliere Faroni, oggi qui a Milano si decide la strategia della macro regione alpina. Nel suo intervento il presidente Maroni ha detto che è un'occasione storica per costruire una nuova Europa partendo dal territorio, quello che già qui in regione Lombardia si sta già facendo in qualche modo. Assolutamente sì, è un punto fondamentale per costruire un'Europa che parta dai territori, un'Europa che parta dai popoli e che parta dalle regioni, aree economiche omogenee che decidono insieme come sviluppare il proprio futuro. Un'importante opportunità perché nei 6 anni, dal 2014 al 2020, l'Unione Europea concederà finanziamenti su progetti a livello macro regionale. E la nostra area dove noi guardiamo è certamente la Mitteleuropa, l'Europa appunto delle regioni, l'area alpina, non più vista come barriera di confine ma come territorio di unione. Tante regioni a livello europeo, una pietra miliare fondamentale anche per quanto riguarda la nuova Europa. Pensiamo alle strategie fondamentali a livello economico, a livello industriale, a livello infrastrutturale e anche a livello agricolo, dove molto spesso la nostra agricoltura è stata penalizzata da scelte sbagliate avvenute sia a Bruxelles ma avvenute anche a Roma, che hanno portato finanziamenti destinati all'agricoltura più al sud rispetto al nord, alla Lombardia, che territorialmente è la regione agricola per eccellenza. Una pietra miliare fondamentale, un punto fondamentale, un primo passo appunto verso l'Europa delle regioni contro quell'Europa che è oggi dei banchieri e della finanza. Ecco, si è parlato molto anche di sviluppo economico, di possibilità anche di posti di lavoro in questo senso. Assolutamente sì, l'obiettivo è creare sviluppo, creare ricchezza, guardare al futuro, guardare al progresso. Oggi tutto questo non è stato pienamente possibile a causa appunto di come è fatta questa Unione Europea, che è solo un'Unione Europea finanziaria che ci strangola di questo meccanismo dell'euro. Vogliamo andare oltre questo passo, noi crediamo in una cooperazione tra quelle regioni che appunto hanno la nostra medesima identità economica, sociale e anche culturale. L'area della Mitteleuropa, che è la nostra area di maggiore vocazione. Un punto fondamentale che va in questa direzione, l'avevamo detto nel nostro programma elettorale, un passo fondamentale, non è ancora tutto, ma un passo fondamentale in quella direzione. Come si potrebbe sviluppare maggiormente questa tematica all'interno del dibattito in Consiglio, secondo lei? Ma il dire che il Consiglio regionale e il Lombardo è assolutamente deciso di andare in questa direzione. C'è una maggioranza coesa, una maggioranza compatta che si rende assolutamente conto che noi dialoghiamo con quelle regioni europee che hanno la nostra medesima identità, altrimenti la situazione del centralismo italiano o il stesso centralismo di Bruxelles rischiano di strangolarci. Superiamo questa situazione, l'abbiamo detto, se vogliamo crescere e pronti alle sfide del futuro non possiamo che andare in questa direzione. C'è una grande condivisione non solo a livello lombardo ma anche a livello veneto, a livello piemontese ma anche a livello di quelle regioni alpine che la pensano esattamente come noi. Pensiamo ad esempio ad una regione ricca e forte come la Baviera che fa parte di questo progetto.